Non sono straniero, perché in effetti, per favore di telecamera, un saluto, non era Nikos che salutiamo, ringraziamo del servizio, Nikos Trapiglieri di Guardia di Finanza, siamo facciati come terroristi, ma risciando, e lo usavo, ovvero io sono fondamentalmente, perché a fronte di tante minacce mi dovrebbe rispondere con l'unica arma che adesso possiedo, che è quella del sorriso. Allora, a fronte di tanti punti esclamativi, vax, non vax, forse, io rispondo a tutti, rispondo con forse, io sono un punto bello, come sono detto, sono un punto interrogativo ambulante, non ho certezze, mi voglio mantenere le mie incertezze. Ci si lasci almeno la facoltà di duplicare. L'ho detto l'altra sera Giordano con quella voce popolibile, ma l'ha detto anche a te. Un grandissimo punto interrogativo. Ce la buttavo su Giordano. Non dubito che la scelta, sono figlio di medico. Giordano ha una voce la papera. La papera. L'anatra, un'anatra. Però ho detto cose molto giuste. Anche se è lamentato, perché come ci è stato ricordato, la scienza, la ricerca non va per certezza, ma va per dubbi. E non ci va anche il posto. Allora, non sono facile al pubblico, ai comizi, non è vero. Molti anni fa mi affacciavo da quel balcone celestino, quando c'era, la sua avevo fatta, la metti comunque da Giulia Nova, io sono venuto per esporre quello che penso. Quando mi affacciavo da quel balcone, capitato con Bondo Monier, era Vino Ferrara, detto Monier, nel movimento sociale. Poi lasciai per approdare all'estremissima destra. Così per quelle simpatie, perché insomma non me ne importa assolutamente niente. Allora, però, voglio, se non è stato già fatto, voglio volervi le scritte. Pescare una città dei nuovi sogni. Muoviamo questi sogni. A fianco qui c'è, leggi la frase qui a fianco. Pescare una città che guarda al futuro. Quale futuro? Quali sogni? Allora sono qui per interpretare la logica del silenzio. Stiamoci zitti. A Pescara direste, ah va, stiamoci zitti. Ma c'è una roba che quando non possiede il Bernardo, stiamoci zitti. Lasciatoli parlare. Piuttosto, se dobbiamo parlare, adottiamo il linguaggio dei bambini, di coloro che non possono e non sanno ancora parlare, che sono condotti forzosamente per mano ad offrire un braccio senza sapere del perché. Allora il mio linguaggio, la mia parola è silenzio per gli adulti, non voglio sentirli, non mi piacciono, non mi voglio relazionare né con i Novax né con i Vax. Voglio parlare il linguaggio dei bambini che si affidano a noi adulti nel descrivere su cosa fare e ciò che non fare. Ai bambini dobbiamo insegnare la logica del dubbio. Quindi non voglio fare quel Papa Giovanni XXIII, giusto un correndo loro. Tornate a casa e date un bacio ai vostri bambini e dite che le libertà Paolo di Cristofano di Nerova. Detto anche l'ultimo passaggio. Ma fondamentalmente questa è la ragione d'essere della nostra militanza in piazza, rappresentare il linguaggio silente dei bambini, perché attenzione, chi si è vaccinato, ma vai a toccare i bambini adesso? No, sì, a me tutto, al bambini no. No, adesso lo devi fare coerentemente.
e quindi con questo intervento che poi forse sono funzionato, apparentemente un'altra locandina, pare che abbia messo apposta, il Pink Floyd, chi conosce Pink Floyd? L'ultima rappresentazione sceneggiata, poi prodotta in cinematografia, un bellissimo film, hanno prodotto The Wall, ricordate The Wall? A parte il muro, una delle tante immagini rappresentative, iconografiche, ma piuttosto che iconoclassiche, diciamo, ciò che distrugge l'arte del pensiero, è quelle immagini fumettate con la gente, vedi qua, sopra il chiamo, perché poi procedeva così, a nome degli autori, verso un grida calme, ve lo ricordate dall'inizio? Allora, noi non siamo disposti a entrare nella carne del pensiero unico dominante, non voglio entrare sull'aspetto economico, mi fermo a quello antropologico, l'essenzialità che difende la propria dignità e diritto dei pensatori, ma non tanto ripeto per noi, ma quanto per i nostri bambini, che conoscono come pure gli slime, gli miei contro te, siano maledetti, e poco altro. Quindi cerchiamo veramente di non entrare nella conflittualità, nella trappola, nel trattare dell'omologazione, perché che noi ci sia da una parte o dall'altra comunque è una distinzione voluta dal sistema. Per metterci ovviamente, lo sapete, l'hanno detto tanti prima di me, metterci un contro l'altro, non so? Quindi, la mia parola è il silenzio, avrei voluto dire poco, rappresentiamo se possibile l'interesse dei bambini, quello che sono proprio preparare quell'altro, con il contenitore di altro respiro, un motivo verso la fiducia e verso soprattutto verso il dubbio. Non cadiamo nel ricatto del è meglio così. Nico, fammi un posto. Grazie. Non lo dico per guardare, no, scusate, lo dico a favore di tutti così, siccome noi abbiamo purtroppo, non siamo permessi di attaccarci all'energia elettrica, quindi non abbiamo le carte, usiamo le trombe. Le trombe hanno un problema, se parliamo troppo, cioè di portare un po' più piano, perché noi non si capisce bene. Quindi perdonami se lo dico anche per chi parla la dopo, scusate. Io che ho terminato, mi sono sentito soprattutto nel cuore, perché poi in verità, quando uno partecipa ai vari gruppi, qualcuno lo sa, i signori qui che mi hanno conosciuto su Roma, in verità io rappresento me stesso, non rappresento né un gruppo, né una categoria, né un interesse personale, io sono insegnante, sono proprio un paro, sto cercando di apprendere a insegnare da tanti anni e spero di non finire mai, è il gruppo, però io rappresento me stesso, rappresento il mio bambino. I figli sono tutti cresciuti, però abbiamo dimenticato le istanze di chi chiede di essere accompagnato verso la determinazione, verso la decisione. E allora smettiamo di temere gli effetti del vaccino, ma dobbiamo avere il coraggio di riconoscerci comunità di genitori, per chi lo è o per chi non lo è. Chi non lo è, lo è affettivamente da sempre. Io sono nato padre, poi ho avuto una figlia, ma io ero già padre nel momento in cui mi hanno visto il pisellino, se l'avessero visto la famiglia sarei stato madre. Ma io non ho mai smesso di crescere. E per questo che cerco di interpretare i miei desiderati come un bambino, a cui ha spiegato tutto. L'ultima cosa, la voglio dire, sicuramente un provocatore, ma anche un provocatore in favore delle telecamere della Dicos. Io sono contento di questa pandemia, sono felicissimo che sia stata questa pandemia e spero che continui ancora un po'. Sapete perché? Perché per la prima volta dopo 70 anni, 75, la pandemia ci ha dato il presupposto, la scusa, il pretesto per confrontarci come comunità. È la prima volta che ci troviamo in un posto uniti da uno stesso tema bipartisan, che non sia la destra, la sinistra,
sono la Juve, le mie, le bianchi, i rossi e i neri, no. È la prima volta che ci troviamo in piazza per condividere una identicità dei sentimenti. Se questi sentimenti, concludo per l'ennesima volta, rappresentano le stanze, i desiderati, i desiderata, i sogni della Pescara che si muove verso il futuro, dei bambini di Pescara che si muovono verso il futuro, dei bambini di Italia che si muovono, d'Europa, del mondo che si muovono verso il futuro, non possiamo voluto di altro cuore. Grazie, grazie Paolo.